signori miei, eccoci qua. Lo sapevo, mi stavate aspettando e ci salute stavate aspettando. Oggi avevamo quattro opere, signori miei, quattro, due per foglio, ma io stasera ve ne voglio, le strappo, ve ne voglio fare soltanto la metà, perché ci dobbiamo concentrare su quello che abbiamo, su quello che dovete comprare. Devo tagliare i capelli? Non posso, non ho i soldi, dobbiamo vendere. Andiamo subito al primo quadro, eccolo qua, signori miei, signori miei. Inquadralo tutto. Il quadro si intitola Ho perso la testa. Ho perso la testa, signori miei. Non bastava una, ne ha perse due di teste. Lo capite l'autore? Questo è tutto l'amore di una donna. Le sento le telefonate. Le sento le telefonate. Questo è tutto l'amore di una donna verso un uomo che non perde non una testa, ne perde due. Lo capite? E io, signori, questo qua ve lo volevo dare, se fosse stata, ve lo do, 28.000 euro a testa, che manca, chiaro? Allora adesso andiamo a prendere l'arte, andiamo all'estemporanea, eccola qua, vedete questa bella estemporanea, non sono cacatelle di Mosca, no, questi sono i colori base, i colori che oggi lui, vedete, non scivolano, sono colori ad olio di motore, capite cos'è? Adesso andiamo, vieni, seguimi, che e butto a terra. Venduto! L'abbiamo venduto! L'abbiamo venduto! Mi viene il freddo! Mi viene il freddo! Mi raccapriccio! L'abbiamo venduto in meno di un minuto, lo capisci? Che mi fate venire il freddo! Vieni qua! Levati tu, vieni! Eccola! Eccola! Donna con cipollina. Signori miei, questo è un tipico quadro catanese. E donna con... Non la puoi prendere la cipollina. Sembra che la puoi toccare con mano. Adesso se noi ci distraiamo un attimo, signori miei, dal quadro. Vedete che mastica. Lo vedi come mastica la donna con la cipollina. E se... Vieni qua. Vieni che ti faccio vedere un'altra cosa. La donna con la cipollina... La donna con la cipollina è mitica. Questo invece, signori miei, questa è un'opera d'arte. Questo è Giro, giro tondo. Quanto è bello il mondo. Un mazzo di viole! Guai a chi lo vuoi capire, sì o no? E questo, te lo do 31.000 euro. Fai 31.000 diviso 1, 2, 3, 4, 5. Quanto fa? Meno di 6.000 euro! Vieni qua, vieni. Vieni che abbiamo lei. Oggi, signori miei, la statua ha un suo perché. E la statua ha un suo perché perché... Sapete perché cosa c'è? Allora, io ve lo dico... Ve lo dico con i capelli allo schiaffo oggi. Allora, la statua è oggi, il soggetto è Picnic. Picnic! Ma voi vi immaginate fare il picnic con la statua? Cosa fai? Vai al picnic, prendi la sedia con la statua e non sei solo a mangiare. C'è lui che ti guarda! Non sarai mai solo. E questa ve la do 17.500 euro. Lo capite? Ma torniamo alla donna con la cipollina. Guardate qua. Guardate. Ce ne manca... Non è che si muove, è la tua immaginazione perché vorresti prenderla la cipollina. La vorresti prendere, ma non puoi averla. Guarda, io faccio così, la chiave la sposta. E questo te lo do, e questo, ma togliti, questo te lo do. A me devi guardare, quando parlo di prezzo. Questo te lo do a 91.500 euro. E gli levo i 500 euro, ma non glielo tolgo grazie all'estemporanea. Dov'è? Dov'è? Se n'è andato. Dove sei? Dammi l'estemporanea. Dammi l'estemporanea che tu ce l'hai. Lo sai, non ce l'ha. Ce l'ha. Eccola qua, signori miei. Nemmeno la guardo. Nemmeno la guardo, la strappo. La strappo l'estemporanea. Perché voi lo sapete che chiodo fisso è dove meno te lo aspetti. Te lo trovi negli indumenti, signori miei. Di chiodo fisso non ti puoi liberare. Ti compare nella cravatta. Lo capisci che ce l'hai nella cravatta. Lo vuoi capire? Eccolo qua, chiodo fisso. Eccolo, e lui ride perché gliel'ho strappato, ma è ancora vivo, come tutta l'arte, capisci? Prendi l'arte, prendila l'arte. Mettila da parte. Una volta che ci avrai chiamati, non ci lascerai, ci vai, hai più. Ciao. No, Chico, ma poi è un altro soggetto, scusate, seggia, tu ti mangi la cipollina però, io sogno a stomaco leggio. A me fanno male i piedi.